Preoccupa i sindacati e i lavoratori del trasporto pubblico locale il nuovo regime di affidamenti dei servizi pubblici deciso dalla Regione Abruzzo. Una questione che sta riguardando le società private e concessionari di autolinee di trasporto pubblico locale e alla quale l'amministrazione regionale ha inviato una bozza di contratto di servizio e di PEF per l'affidamento diretto in proroga fino al 2026 dei servizi da esse esercitati. Per discutere di questa problematica, i sindacati FIT CISL, UIL Trasporti e FAISA CISAL hanno incontrato oggi la regione per fare il punto sulla vicenda, che rischia di portare ripercussioni a livello occupazionale, con aumenti di produttività che incideranno sugli organici e sul livello retributivo. Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e FAISA, che rappresentano per le rispettive organizzazioni sindacali il mondo dei trasporti, sono state ricevute dalla Regione Abruzzo nella persona del sottosegretario con delega ai trasporti D'Annunzis. Insieme a lui c'era tutto l'intero staff. Nella medesima riunione abbiamo rappresentato le difficoltà rispetto al prossimo affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, e come OS abbiamo chiesto tale incontro per avere delucidazioni in merito, soprattutto per quanto riguarda il PEF e le relative risorse da destinare alle aziende. Un settore già in sofferenza da anni a causa del continuo scadere della qualità del lavoro e della relativa remunerazione, sfociato in diverse disdette del contratto di secondo livello, a cui si stanno sovrapponendo inasprimenti delle norme del settore che porterà inevitabilmente a ricadute sui lavoratori e utenti. Abbiamo anche chiesto e soprattutto di salvaguardare le competenze per i lavoratori attraverso l'introduzione delle clausole sociali, in quanto diverse aziende hanno manifestato l'intento di disdire gli accordi di secondo livello. Da questo primo incontro ne usciamo con un'aspettativa positiva, dato che la Regione ha assunto degli impegni ben precisi. Sicuramente seguiranno altri tavoli dove avremo in modo di concludere questo passaggio.